Salve a tutti, siamo alla lezione numero 23 e parleremo della scala esatonale. Questa scala è formata solamente da toni interi, senza semitoni. Ci sono solo due scale esatonali. Quella che chiameremo prima è formata da Do, Re, Mi, Fa diesis, Sol diesis, La diesis. Quella che chiameremo seconda è formata da Do diesis, Re diesis, Fa, Sol, La, Si. E finiamo col Do diesis. Guardando la tastiera sarà subito chiaro il perché di due sole scale. Da qualunque altro tasto inizierà una scala esatonale. Questa farà parte della prima o della seconda. Nel senso che se io inizio una scala dal Do, Re, Mi, Fa diesis, Sol diesis, La diesis, e poi inizio dal Re, le note hanno lo stesso nome: Re, Mi, Fa diesis, Sol diesis, La diesis, Do, Re. Quindi si possono considerare, anzi si dovrebbero considerare, scale a trasposizione limitata. Queste scale sono state teorizzate da Olivier Messiaen, un grande compositore del Novecento francese. E Messiaen dice che non essendoci una scala di riferimento, cioè non possiamo dire che la scala più importante è quella che parte dal Do oppure dal Do diesis o dal Si. Sono tutte trasposizioni di una scala. Questa è la prima trasposizione e questa è la seconda trasposizione. I nomi delle note possono cambiare perché possiamo sostituire i diesis con i bemolli, ma il risultato non cambierà. Cambierà molto invece il modo di fare musica. L'assenza dei semitoni impedirà la trazione dominante tonica che è alla base del sistema tonale. Si può ottenere qualcosa di simile all'accordo di settima di dominante, ma la sua risoluzione non sarà mai un accordo di tonica. Questo potrebbe essere un rivolto di settima di dominante, ma la risoluzione potrebbe essere così o così. Quindi una risoluzione dissonante. Anche passando da una scala all'altra le cose non cambiano. Quindi aprirsi una serie di nuove possibilità. Le costanti dissonanze provocate dai moti melodici possono non trovare risoluzione o possono trovarla anche in una sola nota della stessa scala. Faccio un esempio. Questa risolve sulla stessa scala. Adesso lo stesso frammento musicale che risolve in una scala diversa. È opportuno esercitarsi con qualche diteggiatura sulle scale esatonali. Ad esempio, per la mano destra potremmo fare 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Con la sinistra. Gli accordi sulla scala esatonale non saranno mai consonanti. Ma potremmo aggregare le note della scala in varie combinazioni e queste potranno essere più o meno dissonanti, un accordo di settima piuttosto che un bicordo di terza maggiore o di sesta minore. Un accordo di settima, o meglio, una consonanza di terza maggiore o di sesta minore. Queste sono le uniche consonanze che possiamo ottenere. Nel momento in cui aggiungiamo una terza nota, la dissonanza si fa più aspra. Le cose non cambiano aggiungendo altre note.
Per creare musica usando la scala esatonale può essere utile associare delle immagini al pensiero musicale. Realizzeremo quindi un insieme di spunti musicali descrittivi da completare facilmente, che serviranno da esempio per altre esercitazioni. Questi esempi si possono provare e variare a piacere. Sarà utile affrontarli e svilupparli uno alla volta per accrescere la pratica sulla scala esatonale. Un consiglio però: non usare mai contemporaneamente le due scale, perché lavoreremo su 12 semitoni e quindi saremo sulla scala cromatica. Possiamo invece passare da una all'altra, ma farlo solamente quando il pensiero musicale necessita di un cambiamento. Farò qualche esempio. Lo spunto extra musicale è: dalla valle, guardando verso l'alto, la nebbia si dirada e scopra una grande, maestosa montagna. Spunto extra musicale, pesci d'acquario. Una possibile interpretazione potrebbe essere questa. Altro spunto, guerrieri in marcia. Grazie per avermi seguito e alla prossima lezione.